dell'agricoltura tradizionale intensiva nelle regioni monsoniche. Per le caratteristiche particolari, queste regioni, che comprendono quindi la Cina orientale, sud-orientale, tra i bacini dei due fiumi, fiume giallo e fiume azzurro, l'Indocina, l'Indonesia e parte dell'India, gran parte dell'India, tranne la parte occidentale desertica, la conformazione del terreno, del territorio e anche per le perturbazioni periodiche, perturbazioni dei monsoni, si è sviluppata in questi territori un'agricoltura intensiva che permette anche due raccolti, persino tre raccolti l'anno. Un'agricoltura che sfrutta le inondazioni, sfrutta il surplus di acqua che proviene dal cielo grazie ai monsoni, grazie alle piogge monsoniche, è acqua che viene utilizzata poi nel corso dell'anno, perché è chiaro il riso ha bisogno di molta acqua per poter essere coltivato. Ecco la cosiddetta risicoltura da inondazione, fa inoltre ricorso all'irrigazione poiché, come vi ho spiegato, nei pressi di queste zone, di queste regioni, ci sono molti fiumi, come il Mekong, fiume dell'Indocina, e come il Gange, l'Indo, soprattutto il Gange, fiume dell'India. Tuttavia, questo tipo di agricoltura è un'agricoltura tradizionale come quella di cui abbiamo parlato prima, solo che, a differenza di quella di cui abbiamo parlato prima, ha bisogno di un'organizzazione notevole, di un numero anche di addetti superiori. Per esempio, per lavorare il riso c'è bisogno di lavorare molto nel corso di tutto quanto l'anno e di curare questi campi. Quindi, per esempio, costruire dighe, trapiantare le piante, controllare l'altezza dell'acqua del campo, diserbare, concimare con rifiuti umani e animali, quindi è un'attività molto complessa, però è anche un'attività molto produttiva, tanto che in queste zone, in queste regioni, la densità della popolazione, chi è che sta parlando? Allora? Su! Allora, per favore, la densità della popolazione è molto elevata. Addirittura questo c'è scritto sul vostro libro, cosa che mi ha lasciato sorpreso. Addirittura fino a 1500 abitanti per chilometro quadrato, sull'isola di Giava. Fino a 1500 abitanti per chilometro quadrato, vuol dire quindi che c'è una densità abitativa notevolissima. Sono tantissimi. Molte persone quindi possono vivere, sopravvivere, grazie a questo tipo di agricoltura. Tuttavia, in alcune regioni, come per esempio nelle Filippine, qualche decennio fa è sorta una specie di rivoluzione, è chiamata una sorta di rivoluzione verde, cioè vuol dire che basta adesso, chiaro? Vuol dire che lo Stato stesso ha incentivato un cambiamento nelle tecniche agricole. Tecniche agricole che si erano tramandate per generazioni e generazioni, per secoli e secoli, sono state nel corso degli ultimissimi decenni cambiate, modificate, grazie all'utilizzo di nuovi mezzi che non erano presenti nell'agricoltura tradizionale precedente. Quindi mezzi quali trattori o altri mezzi e altre tecnologie nuove, come fertilizzanti chimici, antiparassitari e altre macchine agricole, oltre ai trattori. Tutto questo però ha causato anche dei divari, delle disparità all'interno della popolazione, poiché alcuni si potevano permettere questi nuovi macchinari, queste nuove tecnologie, mentre altri no. Va bene, ho capito. Ho capito che devo incominciare a mettere dei meno per ottenere finalmente il silenzio. L'unico metodo è questo. Cominciamo a mettere dei meno, così vediamo. Allora, Gobbi, bene. Allora, Gobbi incomincia a prendere un meno. Così vediamo se
ma smettete di chiacchierare. Ho detto che potete intervenire alzando la mano se avete qualcosa da dire, ma non potete parlare fra di voi. Sono spiegato. Allora, stavo dicendo quindi delle ripercussioni sociali. Cioè, in queste, mentre laddove vi era l'agricoltura tradizionale intensiva, diciamo che il livello sociale della popolazione era lo stesso per tutti, c'era molto egualitarismo, laddove si è attuata invece la rivoluzione verde, sono aumentate le disparità sociali, perché alcuni coltivatori, alcuni proprietari terrieri si sono potuti permettere questi nuovi mezzi, queste nuove tecnologie, mentre altri no. Quindi i primi sono diventati più ricchi, mentre i secondi hanno continuato ad operare con un'agricoltura di sussistenza e sono diventati più poveri rispetto agli altri. Sono aumentate le disparità sociali, quindi dicevamo in India, nelle Filippine e in Malaysia. Passiamo adesso a parlare della pastorizia. I pastori nomadi del deserto. Allora, cominciamo a parlare quindi del Sahara e dei deserti del Medio Oriente. In questi territori, in queste zone, comincio un attimino a innervosirmi, eh? Cercate di non farmi nervosire, sapete che sono sempre molto calmo, tranquillo, ma poi dopo se mi fate innervosire poi ho degli scatti, incomincio a strappare, a pallottolare fogli, quaderni di quaderni di altre materie, libri di altre materie, distruggerli e a praticare il taglio e brucia. Ecco, taglio e brucia anche lì, sì. Cosa stavamo dicendo? Sì. Pratica del debbio, sì. Anche libri e quaderni di altre materie. Ah, sì. Stavamo dicendo, nell'area del Sahara e nell'area del Medio Oriente ci sono popolazioni che vivono di pastorizia. Sì, sì. Quindi per esempio i beduini. I beduini del deserto del Sahara orientale, quindi i beduini in Egitto, oppure nel Medio Oriente, quindi nel deserto arabico. Oppure i Tuareg nel deserto del Sahara occidentale. Infatti c'è una zona proprio dell'interno dell'Algeria, in particolar modo zona desertica a sud nell'Algeria meridionale, in cui vivono i Tuareg, chiamati così per una colorazione azzurra blu, in quanto loro hanno una veste che lascia un colore blu, un colore azzurro sulla pelle, anche un pochettino, ecco perché vengono chiamati così. Sì. Popolazioni nomadi, popolazioni quindi che vivono in questo modo, allevano dromedari, allevano le pecore, allevano le capre e vivono del latte delle pecore, del latte delle capre, e poi ovviamente diciamo integrano la loro dieta con alcuni cereali che vengono spesso comprati nei mercati delle città lungo le quali passano. Per le loro attività, questi pastori nomadi che vivono nelle tende. I pastori nomadi, come sempre in genere, questo l'avrete studiato sicuramente in storia, come spesso avviene per le civiltà nomadi, anche talvolta si dedicano a razzie e ad altri furti, diciamo, di vario genere, a danno delle popolazioni stanziali, quindi delle popolazioni che vivono di agricoltura stanziali. Ecco, altre cose importanti da dire riguardo a queste popolazioni nomadi. Ah, ci sono anche altre popolazioni nomadi in altri deserti. Pensate per esempio al deserto del Gobi, della Mongolia, dove vivono queste altre popolazioni nomadi che allevano anche animali differenti. Per esempio i mongoli allevano il cavallo, anzi sono stati loro probabilmente, dal cuore dell'Asia, quindi che nasce l'allevamento del cavallo che poi si è mano a mano sviluppato anche nel vicino Oriente. I pastori mongoli vivono nella yurta, una tenda circolare di feltro, facilmente smontabile e trasportabile, mentre invece i pastori del Sahara vivono in tende fatte anche con la lana, oltre che con le pelli degli animali. Sì?
Sì, se non c'è nessun altro qua. C'era qualcuno? Ah sì, c'era Gilani. Okay. Adesso è rientrata. Forme di pastorizia sono presenti anche nelle regioni subartiche della tundra. Non so se avete visto il film Dersu Uzala. Popolazioni tradizionali che vivono di nomadismo, ma ancora addirittura di caccia, di pesca. Allevano le renne, nella regione canadese invece allevano i caribù. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.